quella del Movimento 5 Stelle è una Pesaro che cambia, che piace, che partecipa, che innova, che corre, che accoglie. Una Pesaro sostenibile e inclusiva. Questi gli 8 punti focali di un programma elettorale costruito in un lavoro lungo 8 mesi, già sfogliabile online e che sarà discusso ogni sabato con i cittadini dal Movimento 5 Stelle pesarese che si presenta alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno sostenendo la candidatura a sindaco di Andrea Biancani. Una Pesaro che cambia, Pesaro sostenibile, una Pesaro che piace, quindi sono tutti temi, una Pesaro che partecipa, sono tutti temi che noi in questi anni comunque abbiamo portato avanti e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni e ringraziamo anche il grande lavoro fatto con tutta la maggioranza di Pesaro. Diciamo che per me a Pesaro la svolta è avvenuta 4 anni fa e quindi tutto questo a me mi rende felice. Siamo molto contenti del candidato sindaco Andrea Biancani perché lo vediamo molto vicino alle nostre idee politiche, il fatto di essere molto coinvolgente con i cittadini, voler tener conto dei quartieri, quindi per noi tutti argomenti che sono fondamentali, che da anni diciamo, noi oggi abbiamo tanto da raccontare alla cittadinanza, a tutto quello che abbiamo fatto all'interno del Consiglio Comunale e anche dell'amministrazione comunale, e abbiamo anche tanto altro da presentare per il futuro, perché comunque come città ci sono tante cose da dover migliorare. Dai, insomma, questo movimento è partito che è un po' come eravamo dei cittadini che si mettevamo a disposizione dell'amministrazione, però in questi anni abbiamo fatto, siamo maturati e consapevolmente abbiamo insieme realizzato un progetto bellissimo per la nostra città. Biancani in municipio al fianco di un Movimento 5 Stelle di Pesaro sostenuto dalla coordinatrice provinciale Marta Ruggeri. Movimento 5 Stelle che presenta l'assessora Francesca Frenquellucci come capolista di un gruppo che ha presentato i tanti impegni mantenuti sul lavoro già intrapresi da anni con Lorenzo Lugli, Mauro Rossi, Maurizio Micheletti, Claudia Vanzolini, Francesca Biagioli in una squadra rafforzatasi con le rappresentanze giovanili di Mattia Galeazzi e Francesco Rossini. Un programma trasversale che spazierà dall'innovazione tecnologica alla revisione del PRG, dalla partecipazione attiva alle politiche ambientali e culturali. Il programma elettorale nasce dal sondaggio online e poi abbiamo anche avuto lo sportello partecipazione in questi anni, quindi anche quello ci ha aiutato perché ascoltando il cittadino abbiamo capito le esigenze e lo potrete trovare online da sfogliare il programma, in più ci sarà un QR code. Cosa un po' per essere diversi dagli altri, anche perché noi abbiamo la nostra identità, noi creeremo una sede virtuale, quindi saremo direttamente con i cittadini online dai banchetti che faremo ogni sabato pomeriggio, quindi dalle 4 alle 19, chi vuole venire in presenza saremo nei vari posti della città, però chi si vuole collegare online che non può venire in presenza potrà ascoltarci e racconteremo il programma, le nostre anche discussioni, perché ce ne sono tante all'interno di una forza politica, e quindi ci vedrete nel vero senso della parola di come noi ci comportiamo anche tra di noi, e saranno quei 20-30 minuti che uno, se vuole online, si può collegare.